Ma iniziamo subito, come sempre c'è l'oroscopo musicale curato da Silvia Pagni, oggi un grandissimo della musica italiana. Bentornati a tutti all'oroscopo musicale. Sempre sotto il segno del Capricorno, nel mese di gennaio ad Asti nasceva un polistrumentista, pittore, ex avvocato italiano e pianista di stile jazz. Nel 1937 ad Asti nasceva Paolo Conte. Il padre Luigi era un notaio con la passione per la musica, mentre la madre Carlotta proveniva da una famiglia di proprietari terrieri. Durante la guerra trascorre molto tempo nella fattoria del nonno e tramite i genitori, appassionati di musica colta e popolare, apprende i rudimenti del pianoforte. Durante gli anni del fascismo, il padre acquista in maniera clandestina dischi di origine straniera, generando in Conte il primo embrionale amore per il jazz. Questo aneddoto fu proprio lui a raccontarlo negli anni Ottanta. Mussolini aveva proibito la diffusione della musica americana e del jazz, però era difficile impedire tutto. Così i grandi classici potevano circolare a patto di essere eseguiti con orchestre italiane, con titoli italiani. Ecco perché St. Louis Blues diventò Tristezze di San Luigi. E in questo modo fu nutrito del jazz e dell'America fin da piccolissimo. Durante la metà degli anni 50 Paolo Conte impara anche il trombone e il vibrafono e così fa parte delle band che amano lo stile dello swing. Paolo Conte si avvicina al mondo della canzone principalmente come autore, componendo musiche ed arrangiamenti per altri artisti. Il primo brano di un certo successo si intitola Chi era lui, inserita e cantata da Adriano Celentano nell'album La Festa. Il testo, di chiara ispirazione religiosa, viene scritto da Mogol e Michi del Prete ed è presente nel lato B del celebre 45 giri Il ragazzo della via Cluck. Dopo anni di gavetta, il grande pubblico si accorge di lui, del suo stile personale e così particolare e con una voce di stile rauco. Il 25 marzo del 1981 il Club Tenco organizza una sorta di 24 ore non stop in onore di Paolo Conte, dal curioso titolo di Contiana. Si tratta del primo importante riconoscimento nei confronti dell'artista e l'occasione coincide con la presentazione del nuovo album, dal titolo Paris Milonga. Sul palco sale anche Roberto Benigni, che a sua volta omaggia il musicista, cantando un brano dall'ironico titolo Mi piace la moglie di Paolo Conte. L'evento descritto rappresenta la genesi di uno degli album più conosciuti del suo repertorio, grazie anche alla canzone Via con me. La personalità di Paolo Conte ha spesso incontrato il mondo del fumetto, stimolando numerosi professionisti del genere a dedicare al cantautore ben più di uno schizzo su carta. Grande appassionata della settimana enigmistica, ma solo per i rebus e per le crittografie, ma mai per le parole crociate. Ha ricevuto 6 targhe e un premio Tenco, a pari merito con il grande Fabrizio De André.
È conosciutissimo in Francia, infatti è stato nominato Cavaliere dell'Ordine dell'Arte e della Letteratura. E anche per oggi, cari amici, abbiamo terminato con l'oroscopo musicale. Vi aspetto tutti, tutti in tantissimi domani. Ciao da me, Silvia Pagni. Ciao ciao!